cronologo dove mi potresti caricare il corteso. Sì. Abbiamo sentito ripetere più volte in questa occasione una parola chiave che si chiama prevenzione. La prevenzione ne parla il sistema sanitario nazionale, ne parlano tutte le istituzioni, ma in realtà non si fa. L'indagine mammografica, che viene richiesta alle donne dopo un certo periodo, dopo una certa età, piuttosto che non l'esame prostatico ai maschietti che devono venire da noi per valutare la prostata, viene definita prevenzione. Quella non è prevenzione, quella tutt'al più la possiamo considerare diagnosi precoce, perché nella migliore delle ipotesi non troviamo nulla, nella peggiore delle ipotesi possiamo trovare qualcosa. E quindi la prevenzione non si fa per nulla. Cercherò di essere veramente conciso, perché avevo 30 slide, per cui non ci stiamo dentro a parlare dell'infertilità in tempo esteso. Dico solo che questo mese ho l'onore di far parte della SIRU, la Società Italiana di Riproduzione Umana. Abbiamo fatto un congresso nazionale a Catania dal 14 al 17 e mi è stato chiesto di parlare delle nuove prospettive terapeutiche dell'infertilità maschile. E devo dire che non mi hanno fatto un grosso favore, perché già si fa fatica a fare le terapie e quindi figuriamoci le nuove prospettive. Al punto tale che oggi è stato detto che cerchiamo di fare le cose sempre più difficili, ma anche nell'ambito della fertilità si vanno a cercare le cose sempre più difficili. Una terapia si basa su una diagnosi solitamente, che quindi per logica mi consegue una terapia, ma una nuova prospettiva terapeutica implica anche una nuova prospettiva diagnostica. Ma qual è la nuova prospettiva diagnostica nell'infertilità? Continuiamo a fare da 30 anni a questa parte le stesse identiche cose, che non dico siano sbagliate, dico che probabilmente sono alcune superate. Però si fanno delle cose magnifiche, provate a guardare qui, fammi partire il video per favore qui. Qui si parla di una FINET guidata, quella è una specie di molla che viene guidata dall'esterno, che riesce a incanulare la coda dello spermatozoo per guidarlo ad andare a fecondare l'ovocita. Questa è una nanotecnologia, che è una cosa spettacolare dal punto di vista tecnico. Però capite che se noi ci soffermiamo e andiamo avanti solo sotto questo aspetto, noi ci blocchiamo completamente da quello che è veramente capire il motivo per cui le coppie procreano sempre di meno, perché la fertilità sia maschile che femminile è precipitata. Considerate che da 40 anni, 40 anni fa, la concentrazione minima di spermatozoi era di 60 milioni di spermatozoi per millimetro cubo. In VHO 2010 si dava una concentrazione normale un soggetto avente almeno 10 milioni di spermatozoi per millimetro cubo. Questo vuol dire che stiamo precipitando. Siamo precipitati e stiamo continuando a precipitare. Però un'altra osservazione: se vogliamo mettere in relazione dal periodo post-bellico ad oggi quella che è stata la percentuale di incremento delle malattie metaboliche e delle malattie infiammatorie croniche, e vediamo una progressiva linea in ascesa, possiamo capire che la stessa linea in discesa l'abbiamo avuta nella fertilità. Non è che esiste un parallelismo tra ciò che è accaduto dagli anni 60 in poi ad oggi, sia stata poi una conseguenza, causa della ridotta capacità fecondante di uno spermatozoo. Allora bisogna tirare in ballo un sacco di questioni. Per esempio, uno dei grossi problemi è l'obesità, l'alimentazione. Questo è il tipo di realtà che oggi viviamo a livello del mondo, quindi sempre in più sovrappeso, ma il sovrappeso non è un problema estetico, può non essere un problema estetico. Un soggetto che è su di peso si può piacere, o può piacere un soggetto. Il problema dell'obesità è un problema metabolico, il grasso è un organo. Quindi semplicemente pensiamo, parlavano della leptina quest'oggi e della resistenza alla leptina, come l'insulino resistenza. Ma il problema dell'iperinsulinemia, che ha un'incidenza diretta a livello della funzionalità delle cellule sertoliane, con una riduzione della produzione degli spermatozoi, non per ultimo il processo di aromatizzazione,
quindi la trasformazione del testosterone 17 del estradiolo. Oggi l'uomo è meno androgenizzato rispetto al passato, siamo più estrogenizzati, quindi c'è un rapporto androgeno-estrogeno alterato. E poi sappiamo che l'iperestrogenismo, poi ci sono quelli relativi, non stiamo qui a spiegare tutto quanto, con ripercussione negativa sulla funzione del controllo ipotalamo-ipofisi, con una riduzione delle gonadotropine, e quindi riduzione del FSH e dell'LH, con riflesso ovviamente sulla funzione gonadica. Quindi essere su di peso non significa sono bello o brutto, implica un problema metabolico. E allora vediamo la sindrome metabolica, lo stress ossidativo, altro grosso problema, la ridotta androgenizzazione e danno ormonale. Allora dobbiamo combattere che cosa? Dobbiamo combattere sostanzialmente, cercare di combattere queste. Ma che queste parole da che cosa derivano? Perché noi ci troviamo in uno stato di sindrome metabolica? Sindrome metabolica uguale insulino resistenza. Insulino resistenza vuol dire che i recettori superficiali cellulari non vengono stimolati, non funzionano adeguatamente. Allora qui acquista valore un altro aspetto. Grazie. Un altro aspetto che è quello della membrana cellulare. Giorgio ci diceva l'estrema importanza della differenza tra il compartimento intra ed extracellulare dell'acqua, ve lo ricordate? E non solo la membrana cellulare esiste, ma esiste la membrana mitocondriale, la quale membrana mitocondriale è la stessa composizione di quella cellulare, che è quella fosfolipidica. Noi sappiamo benissimo che la funzione della membrana cellulare è quella di far sì che talune sostanze riescano a passare, talune altre no, attraverso un meccanismo passivo, attivo, non stiamo più dicendo, ma la composizione dà una caratteristica fondamentale che è la fluidità, la permeabilità. E grazie a questa fluidità e permeabilità funzionano meglio anche le proteine transmembranali, funziona tutto meglio, anche i recettori. Allora la composizione di membrana fosfolipidica deve essere fatta in un determinato modo. E dico membrana cellulare di un globulo rosso, anche lo spermatozoo ha una sua membrana cellulare. La domanda che ci dovremmo porre è: ma come è composta la membrana cellulare, la membrana plasmatica di uno spermatozoo? Esistono delle differenze rispetto alle membrane cellulari dei globuli rossi? Allora bisogna valutare alcune cose, risposto se non l'ho letto. Bisognerebbe riuscire a capire qual è la composizione lipidica di membrana dello spermatozoo, valutare se il soggetto si trova in uno stato di sindrome metabolica, in che grado di stress ossidativo e se si trova in uno stato di proinfiammazione. Tutte queste cose sono legate, perché ricordatevi che la sindrome metabolica è dovuta a un'iperinsulinemia, ma l'insulina ha un effetto proinfiammatorio. Cosa vuol dire effetto proinfiammatorio? Non è che ci fa venire il mal di gola. È la proinfiammazione, è l'infiammazione subdola, quella che noi non avvertiamo ma che esiste costantemente e che è quella che crea il vero danno a livello funzionale. E l'insulina ha un effetto proinfiammatorio, ma allora qui parliamo di citochine, parliamo di leucotrieni, parliamo di tutte quelle sostanze che vanno ad agire sulla matrice intracellulare. Ma da dove arrivano queste? Arrivano dai fosfolipidi, dagli omega 3 e gli omega 6. E allora bisognerebbe spiegare tutta la parte metabolica degli omega 3 e omega 6, ma in realtà gli omega 6, se voi ricordate dai vecchi ricordi della biochimica, degli omega 6 dovrebbe poi originarsi il diomo gamma linoleico, il gamma linoleico, diomo gamma linoleico, e dal diomo gamma linoleico si produce una certa serie di prostaglandine che sono della serie 1. Se questo non accade, il diomo gamma linoleico si trasforma in arachidonico, dal quale originano le prostaglandine della serie 2. Ci siete? E quindi sono tutte poi citochine proinfiammatorie. A differenza delle prostaglandine della serie 1 e della serie 3, che invece prendono origine dalla catena di omega 3, EPA, il cosiddetto ionico,
e dal DHA prendono origine le cosiddette resolvine. Perché vi ho detto questo? Perché questo ci dice una cosa semplice, abbastanza semplice. Ad esempio, che noi ci alimentiamo, o meglio, abbiamo un'alimentazione particolarmente ricca di omega 6. Bisogna cercare di ridurlo. Ma perché si produce l'acido arachidonico? Perché l'omega 3 si trasforma in EPA attraverso un'enzima che è la delta 6 desaturale. Ma anche l'omega 6 si trasforma in diomogamma linoleico tramite la delta 6 desaturale. Solo che la via dell'omega 3 ad EPA è più importante rispetto all'omega 6 diomogamma e quindi sequestra enzima. Sequestrando enzima prevale l'altra linea. Del rapporto. E quindi si ha una pratica, praticamente si ha un eccesso, un difetto di utilizzo della delta 6 desaturasi, della catena omega 6 a diomogamma linoleico, e quindi si produce l'arachidonico. L'insulina inibisce un'altra enzima che è la elongasi, che è l'enzima che aggiunge atomi di carbonio alla catena dell'acido grasso polinsaturato. Allora abbiamo capito perché l'insulina ha un effetto proinfiammatorio. E quindi poi possiamo spiegare tutto l'effetto delle citochine a livello della matrice cellulare, che va a agire, va a distruggere tutta l'eparina, ad esempio. E non solo, le cellule che producono citochine sono cellule che utilizzano ossigeno, e quindi utilizzando ossigeno lo sottraggono a quelle cellule che lo devono veicolare. Guarda caso si chiamano globuli rossi. E quindi l'ipossia. Quindi riduciamo le parine, quindi problemi di coagulazione, stato ipossico, questa è la proinfiammazione. Qui vedete per esempio il rapporto ottimale tra la prostaglandina della serie 1 e della serie 2 dovrebbe essere un rapporto 1-1. Oggi, mediamente, il rapporto è 1-20, 1-40. Quindi noi, nel 92% di soggetti qui dentro presenti, ci troviamo in uno stato pro-infiammatorio. Vi vorrei dire anche qualche bella notizia, ma non posso. Allora, qui ad esempio sono stati fatti degli studi scientifici, per esempio dicono sì, no, il soggetto che è dispermico, oligospermico, eccetera, bisogna dare gli omega 3, attenzione per gli omega 3, e le varie diete, che è un termine che non, io condivido e anche a me non piace molto, diamo gli omega 3, gli americani addirittura 3 grammi di omega 3 al giorno, nelle oligospermie, attenzione, oppure nelle diete come la dieta zona, ad esempio, fanno tutte l'integrazione con l'EPA, tutti. Il problema non è se è l'EPA, a parte il fatto che se diamo EPA, impediamo che poi non favoriamo il fatto che venga un po' il discorso che si faceva oggi per la tiroide. La tua tiroide non funziona, cosa faccio? Ti do l'eutirosi, ho capito, io ti do l'eutirosi, ma io poi mi vedo anche la funzione dell'organo, la stessa cosa qua, ti do l'EPA e tu non sei più in grado di poterlo produrre. Poi la dieta non va avanti tutta la vita, dovrai sospendere la tua dieta e quando la sospendi, sospendi anche la funzione dell'EPA, quindi non sei più in grado di produrlo, quindi a maggior ragione ti trovi in uno stato poi proinfiammatorio. Quindi bisogna stare molto attenti, perché aumentando peraltro l'assunzione, la quota di introduzione degli omega 3, non facciamo altro che favorire gli stati proinfiammatori. Terapia a lungo termine. Ecco, questi qui sono ad esempio tutti gli acidi grassi che attraverso un test specifico che è il CLMS test, composizione di ionica membrana dello spermatozoo, con il Centro di Ricerca Nazionale di Bologna ho messo a punto per andare a valutare esattamente la composizione di uno spermatozoo e come è fatta. Normale, in un soggetto normospermico, perché qui c'è un grosso problema di riuscire a capire in primis come è fatta una persona che è normospermica, altrimenti non riuscivo mai a capire eventualmente poi a confronto i soggetti che sono dispermici. E stiamo tenendo proprio da adesso con una ricerca peraltro finanziarla dell'Istituto Superiore di Sanità, per cercare di capire che cosa?
cercare di interpretare i dati, perché noi abbiamo di fronte un paziente che magari ha una concentrazione bassa di spermatozoi o una motilità ridotta, una morfologia alterata, ma non facciamo assolutamente nulla per riuscire a capire che legami ci possa essere tra lo stile di vita e la sua situazione seminologica. Ma questo ci può essere di aiuto anche per fare una terapia integrativa, perché oggi facciamo l'integrazione così come capita. Se voi guardate tutti gli integratori che ci sono, o contengono la superossido desmutase o la catalasi, magari peraltro integratori che non contengono neanche i cofattori che possono essere di aiuto affinché queste sostanze possano funzionare, quindi il selenio e quant'altro, zinco, il rame, il manganese, insomma sono tutti cofattori importantissimi perché i radicali liberi vengono poi eliminati. Cioè, quindi fare un'integrazione specifica, quindi dire: ma tu hai bisogno di omega 3? Sì, no. Hai bisogno di omega 6? Sì, no. Che cosa fare dal punto di vista anche alimentare? E qui è il grosso problema enorme, quello nutrizionale, perché se voi ascoltate un nutrizionista ti dice una cosa: devi mangiare pollo tutti i giorni. L'altro ti dice: no, il pollo mangiarlo perché guai. Dice: no, devi mangiare la gallina, però devi riuscire a mangiare la gallina quella che riesci a prendere, e quello già è già buona cosa, non è? Non sono i polli a terra nati a terra, perché quelli nati a terra sono in una cassetta, ce ne sono 80, hanno i piedi per terra. Quindi attenzione a tutte queste cose. Ma cos'è giusto mangiare e che cosa non è giusto mangiare? Ma è giusto essere vegani? Oppure essere onnivoro, è giusto? Chi ce lo dice? L'esperienza clinica. I miei pazienti li metto con questo tipo di regime alimentare e stanno tutti vegani. Un altro ti dice un'altra cosa. Quindi abbiamo le idee confuse, facciamo tutto per modo di dire, per un'esperienza personale. La medicina non deve essere un'esperienza personale, si dovrebbe basare su dei dati. I dati quindi diagnostici, che possono essere questi, e devo dire, anche utilizzando le slide, riesci ad ottenere dei dati talmente velocemente che sono orientativi e quindi ti aiutano. Questo è il vero termine, ti aiutano a dare un'impostazione più coerente che sia utile al paziente. Questo ve l'ho già detto, della proinfiammazione, quindi per quanto riguarda gli omega 6, lo stress ossidativo è inutile che stiamo qui, ma considerate che l'ambiente seminale è ricchissimo di radicali liberi, ma è altrettanto ricco di sostanze che li contrastano. Le ghiandole accessorie hanno proprio questa funzione: prostata, vescicoli seminali, ghiandole del pulpero, uretrali, eccetera, eccetera. Ma attenzione, l'alimentazione agisce anche sulla funzione prostatica, che è il 25%-30% dell'eiaculato. Il pH non è indifferente. Certi laboratori dicono pH seminale normale se maggiore di 7,2, quindi vuol dire che se ho 40 di pH va bene, non mi danno neanche il limite di riferimento. Il pH seminale non dovrebbe essere superiore a 7,8, perché altrimenti, eccessivamente alcalino, gli spermatozoi si mobilizzano. Lo spermatozoo è una cellula che parte da Milano e quando mette sui piedi a Milano si ritrova con un pH di 4,2, che è la secrezione vaginale, dove lo scafandro, altrimenti si brucia. Effettivamente c'è il coagulo, ci sono i seminologi esperti, li abbiamo qui, e quindi a questo punto si deve difendere. E poi deve arrivare a Venezia, Piazza San Marco, quindi fare un lungo viaggio, ha bisogno delle turbine, perché è una cellula che la deposita di piedi deve arrivare in fondo. Infatti nel suo colletto è ricchissimo di mitocondri. Allora, ricchissimo di mitocondri, 5 minuti. Mitocondri cosa vuol dire? Grande produzione di energia, grande produzione di radicali liberi. Quindi deve avere un qualcosa che li contrasta. Che cosa? Le secrezioni delle ghiandole accessorie. Allora, non vi sto a spiegare l'indice OM, il minocitolo, per andare a contrastare la sindrome metabolica, l'importanza della vitamina D, l'importanza della vitamina C, se assunta sublinguale, attenzione, vitamina C va assunta sublinguale, assunta per qualsiasi altro mezzo non arriva. Perché la vitamina D
perché la vitamina C, ad esempio? Perché inibiscono un qualcosa che si chiama proteoma. Il proteoma è quell'insieme di cellule ematiche che vanno a produrre, che producono le citochine infiammatorie. La vitamina D da una parte e la vitamina C inibiscono l'azione del proteoma. Ma non solo, si è potuto dimostrare che, a parte il fatto che molte persone sono carenti di vitamina D, c'è una carenza, anche perché il sole non lo pigliamo più, per cui eccetera. Ma al di là di questo, la vitamina D, i soggetti dispermici, si è stato dimostrato che hanno una concentrazione di vitamina D più bassa rispetto ai soggetti normospermici, quindi anche a livello della funzione testicolare questa vitamina è molto importante. Non vi sto a spiegare tutto quanto, perché dopo tutte queste cose qui non ci sono solo in farmacia, ci sono anche negli alimenti. E io dico sempre, gli antiossidanti li potete prendere in farmacia, ma se siete abituati a mangiare frutta e verdura forse li trovate anche senza andare con la ricetta del medico. Solo che la verdura e la frutta, veramente in pochi la mangiano le persone, non fa parte della nostra cultura, anche se detta mediterranea. In definitiva cosa dovremmo fare? Un'accurata anamnesi, estendere l'indagine e aumentare l'attività fisica, che è fondamentale, valutazione clinica che vada oltre la valutazione genitale prostatica, quindi l'indice di massa corporea non viene valutato da nessuno, un'impedenziometria non viene fatta mai da nessuno, ok? Quindi tutti gli esami di base, eccetera, per arrivare dove? All'ultimo consiglio, che è quello terapeutico. Noi in questi centri di medicina integrata della riproduzione, che adesso ce n'è una a Brescia, una a Milano, una a Roma, ce l'abbiamo, una a Napoli, stiamo mettendo proprio in atto quelli che sono i protocolli delle coppie che ci arrivano. E quindi sondiamo l'uomo come secondo noi è giusto debba essere sondato, ma soprattutto per dare loro due possibilità. Una, migliorare, ma non migliorare lo sperma. Attenzione, bisogna perdere questo concetto, che non dobbiamo focalizzare l'attenzione sugli spermatozoi, dobbiamo migliorare la persona, perché all'interno della persona esiste la fertilità, c'è la fertilità, c'è la respirazione, c'è la digestione nella persona. Quindi dobbiamo agire su questi fattori, ma io mi rendo conto che sia veramente difficile. Provate a dire adesso uscire là fuori, che chiudere tutte le macchine, chiudere i riscaldamenti, l'inquinamento, come facciamo a fare? Qui invece possiamo agire e dobbiamo agire, facendo formazione, andare nelle scuole, rompere le scatole dalla mattina alla sera. Ma chi deve rompere le scatole? Noi medici, ma se non lo facciamo, lo facciamo poco. E poi qui, se avete tempo, volete leggere un pochettino di cose interessanti, ti meravigli delle troppe malattie, conta quanti sono i cuochi, non bisognerebbe tentare di curare la parte prima di curare il tutto, ma questi qui sono mica giovanotti, mica ragazzini quelli lì, ce lo dicevano un po' di anni fa. Solo chi di noi oggi mette in atto, quantomeno prende in considerazione quello che dicevano questi signori? L'unica cosa che io credo sia importante è che in certe cose che sono così importanti come la salute si deve fare chiarezza, e la chiarezza viene dalla conoscenza, e quindi ci dovremmo un attimino rivedere tutti quanti, io per primo, cercare di migliorare le proprie conoscenze, andare a pescare quei libri che abbiamo abbandonato da 30 anni, che facciamo la professione, che si chiamano libri di biochimica, di biologia, e poi forse riusciremo a fare qualcosa di utile. E fisiologia. Grazie.